Ancora emozioni alla Palatricalle, ma questa volta festeggia la Lux Chieti che supera 88-86-100. E ci è voluta la solita tripla impossibile per mandare il match all'overtime. Sul fil di sirena, Davide Meluzzi con questo canestro ha permesso ai suoi di giocarsi il match nel tempo supplementare. Ed è andata bene perché Chieti porta a casa due punti fondamentali per la classifica. Match subito in salita, il grande ex Matteo Fallucca è indemoniato, 26 punti in 28 minuti, 8 su 13 da 3 punti, ma Chieti riesce a rientrare nel match anche se nel finale quando coach Mecacci si mette a zona per gli uomini di Sorgentone le cose sembrano andare male. Prima Penny Williams con il tiro pesante, poi un lavoro eccellente di Bozzetto al rimbalzo e quindi Davide Meluzzi permettono a Chieti di andare al supplementare e arrivano due punti, come detto, fondamentali. Le parole del presidente Gabriele Marchesani. Io pubblicamente voglio ringraziare Davide Meluzzi che si è caricato la squadra dall'inizio della partita fino all'ultimo secondo pareggiandola, portandoci all'overtime e facendocela vincere. Chiaramente un grazie anche a tutti gli altri ragazzi, ma Davide è stato strepitoso come in tutte le altre circostanze e oggi se c'è, non me ne vogliono gli altri, l'americano nostro si chiama Meluzzi. Quanto è importante questa vittoria, Presidente, anche alla luce di quello che era successo quando la partita era programmata da calendario? Ma lasciamo perdere quello che è successo in passato, oggi era una partita per noi determinante, importante per ricreare quel morale, quell'ambiente che comunque oggi la Lux Chieti aveva bisogno che ci fosse, anche perché domenica ci aspetta una trasferta molto 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 impegnativa a Pistoia e quindi oggi ecco ricaricare le batterie con un morale veramente alle stelle, con una prestazione molto gagliarda, e voglio fare i complimenti anche alla squadra di Cento, era molto importante per noi. In casa Chieti 18 punti con 11 rimbalzi e 29 di valutazione per Sorokas, doppia cifra anche per Williams, Santiangeli, Bozzetto e Meluzzi. In casa Cento non sono bastati i 26 di Fallucca, doppia cifra anche per Cotton, Sherrod e Ennio Leonzio, autore di una prova positiva con 11 punti in 18 minuti e 11 di valutazione.